ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. So di averci messo un po' a tornare sul canale perché c'è stata una fortissima demotivazione da parte mia, non vedendo neanche una crescita di questo canale. E poi mi sono arrangiato un po', ho cercato, ho studiato, ho fatto qualche cambiamento nei tag dei video e ho visto un incremento assoluto in quello che sono state le visualizzazioni, soprattutto in alcuni video, per cui ho studiato veramente tanto per metterli su, però c'è stata veramente una grandissima soddisfazione da parte mia, una grandissima felicità nel vedere questo incremento. E quindi ho qui il nuovo piano, i miei appunti del canale di YouTube, quindi come lo vorrò gestire quest'anno, perché penso che sia un anno di svolta per me, soprattutto perché sto crescendo un sacco studiando alcuni libri di sviluppo personale e sono veramente contenta. Quindi sicuramente vorrei parlarvi di sviluppo personale perché a me sta facendo crescere tanto e vorrei che anche voi possiate capire quello che sto provando io, quello che sto facendo io, e magari posso aiutarvi in qualcosa che voi state facendo e che non riuscite a fare, magari con i miei video, con qualche libro di cui parlerò, con la mia Miracle Morning, con appunto quello che sto facendo io, magari potreste crescere anche voi con me. E magari non mi interesserà, però magari qualcuno potrebbe anche interessare. E poi vorrei continuare con i The Best Of, quindi i preferiti e i non, che non farò ogni mese, però che continuerò a fare ogni circa 2 mesi, in modo da raggruppare un po' di cose. Anche perché ho tantissimi video di cui che vorrei fare e cercherò di alternare dei video un po' più complessi da progettare, un po' più complessi da editare, con dei video molto più semplici, come possono essere appunto i The Best Of. Poi vorrei continuare con Distruggo questo diario, che anche questo non sarà un video ricorrente ogni mese, però vorrei comunque farlo perché nonostante appunto i video pesanti vorrei anche fare qualcosa di leggero ogni tanto. E in tanti mi hanno già chiesto: ma perché non lo fai più? E a me piaceva molto farlo in realtà. E poi ho fatto solamente quel video lì, dopo non sono neanche più andata avanti, quindi il mio Distruggi questo diario è rimasto fermo a quelle pagine, poche pagine compilate all'inizio, quindi vorrei continuarlo appunto. Poi vorrei continuare a parlare del tessile, abbigliamento e moda, perché ho visto che sono i due video che ho fatto sul tessile abbigliamento, nonostante io ci abbia messo delle giornate intere ad editarlo e delle giornate intere a scrivermi gli appunti e a parlare davanti a questa telecamera, perché tante volte mi fermavo, mi bloccavo, dovevo andare a ristudiarmi dei pezzi, e sono piaciuti molto. Quindi, dato che è una cosa che a me sta molto a cuore, perché è stato il settore dei miei studi e soprattutto il settore di quello che vorrei che fosse il mio lavoro, mi piacerebbe comunque incrementarlo e magari dare una mano a chi invece sta studiando o comunque ne vuole sapere di più su questo settore. Poi vorrei implementare questo canale con i viaggi che faccio, perché io faccio, a me piace tanto viaggiare, come suppongo molti di voi. E l'anno scorso avevo promesso il video della Norvegia, non sono ancora riuscita a montarlo perché non ho ancora un computer con cui editare i video, e quelli della GoPro, metterli sul telefono per poterli editare diventa un po' uno schifo, perché comunque i video della GoPro hanno una qualità molto alta, mettendoli sul cellulare la qualità diminuisce, e vorrei soprattutto un programma per editare appunto i video che sia molto più buono rispetto a quello del telefono, con una qualità migliore e in modo da poterci mettere anche meno però con il computer a postarli su YouTube. E quindi i viaggi, prima in primis quello della Norvegia, perché per me è stato un viaggio veramente stupendo e consiglio a tutti quanti di farlo, e i miei mini viaggi, quindi sia quelli che ho fatto in Italia e sia, per esempio, sono andata a Parigi, e i prossimi viaggi che farò, quindi sia quelli lunghi di una settimana, 10 giorni, 12 giorni, sia quelli anche magari di un fine settimana, che possono sembrare molto corti, ma a me piace molto viaggiare e soprattutto guardare dove vado, le cose che ci sono del paese, tutte queste cose qua, e c'è comunque tanto da dire anche in piccoli posti, come per esempio potrebbe essere stato Polignano a Mare, dove sono stata a Capodanno. E poi vorrei continuare i Plan With Me, questi qui mi piacerebbe farne circa uno ogni mese, perché è una mia passione e vorrei condividerla con voi. E magari non riuscirò sempre, oppure avrò dei video che secondo me sono più importanti
rispetto ad un plan with me e magari ne salterà uno ogni tanto, però vorrei comunque incrementarlo, anche perché sono dei video nonostante tutto semplici perché non c'è da studiare, difficili perché comunque l'editing è difficile, però è appunto una mia passione, come possono essere quelli della moda, e quindi non voglio togliere assolutamente del tempo e dei video a questo tipo di video. E poi vorrei fare dei video sullo scrapbooking, perché comunque è un'altra mia passione. Non dico che faccio degli scrapbook tutti i giorni o delle explosion box tutti i giorni, però soprattutto le cose base vorrei condividerle con voi. Magari c'è qualcuno a cui piace lo scrapbooking e potrebbe prendere spunto da quello che vi insegno io, magari. Spero bene e sarei molto contenta di farlo. E poi vorrei fare alcuni video spot, quindi ad esempio dei... non mi ricordo come si dice, dei featuring con delle altre persone, come prendo le idee per i miei video ad esempio, oppure come faccio i miei video, dei caro mese per esempio di febbraio, cosa è successo questo mese, cosa vorrei per il mese prossimo, le cose che mi sono piaciute e non, dei video in cui parlo delle spese che ho fatto ad esempio nei 2 mesi passati o nei 3 mesi passati. Sia per quanto riguarda i vestiti, per quanto riguarda lo scrapbook, le agende, i libri, tutto ciò che ne consegue. E quindi niente, quindi io vi aspetto, questo è il primo video del 2018 e sono strafelice, ho aspettato oggi per fare i video perché come vedete sono tornata del mio colore, quindi sono tornata finalmente fucsia. E sono molto flash, è vero, quindi con questa luce spero che si vedano bene, anche perché qua c'è un po' buio perché c'è un po' nuvolo, quindi non ho la luce naturale, ho solamente la lampadina della sala. E basta, io vi saluto, mettete mi piace se vi possono piacere queste cose che vi ho detto, queste idee di video che vi ho detto, iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi. Vi ricordo che i miei video verranno postati solitamente tutti i sabati intorno all'ora di pranzo, non c'è una data, un orario preciso, perché spesso e volentieri finisco di editare il video appunto la sera, quindi magari lo metterò la sera. Comunque cercherò di essere costante a metterli il sabato. Lasciatemi nei commenti cosa volete vedere dai miei video, cosa vi potrebbe piacere di più tra le cose che vi ho detto. Se volete aggiungere delle cose a quello che già ho detto io, sarò ben lieta di accontentarvi. E basta, niente, io vi saluto, vi lascio al prossimo video che sarà sabato prossimo con un video difficile che sarà quello del libro del Miracle Morning che sto finendo adesso. Vi mando un bacio a tutti e un buon inizio 2018 e un buon nuovo anno. Ciao!